Quindi facciamo stavolta i signori elementali. Il mazzo poi lo rivediamo un pochino e lo sistemo. Ha messo pure i livelli di difficoltà? 4 stelle, 5 stelle, 2 stelle. Ok, ci sta. Seguiamoci la storia. Vediamo che dice. I guerrieri dei sei signori elementali. Purtroppo gli Element Saber sono forse neanche for fun, cioè okay, for fun, però for fun basso 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 basso, purtroppo. Il mondo è composto da sei elementi: terra, acqua, fuoco, vento, luce e oscurità. Questi elementi furono portati dai sei signori elementali. Il mondo è in pace fin tanto che i sei elementi sono in equilibrio. Ogni volta che questo equilibrio viene turbato, compaiono i signori elementali. Nel corso del tempo la loro forma fisica si è fatta sempre più densa, fino a poter essere vista dagli umani. La loro comparsa è sempre fonte di disastri. I signori elementali sono apparsi numerose volte, causando catastrofi naturali in tutto il mondo. Gli antichi costruivano templi per placare questi disastri naturali ricorrenti. Il popolo pregava in continuazione, ma i signori elementali non erano in grado di ascoltarne le suppliche. Tuttavia, dopo centinaia di anni, le disperate preghiere del popolo trovarono finalmente ascolto. Un altro potere, che non aveva nulla a che fare con i signori elementali, ebbe pietà della popolazione. I signori elementali scelsero un manipolo di umani. Poi sono pure fighi, peccato che. Vennero chiamati Element Sciabola, vabbè, Element Saber. Avevano il compito di servire i signori elementali e mantenere l'ordine degli elementi. È un peccato perché sono pure belle le artwork. Ci prendiamo una carta. In 3x. Facciamoci l'allenamento che farà vedere come sono sti benetti signori elementali. I mostri Element Sciabola hanno effetti che permettono di cambiare i loro attributi mentre sono nel cimitero. Se hai 5 mostri Element Sciabola nel cimitero, puoi usare ciascuno dei loro effetti per soddisfare le condizioni di evocazione speciale per i potenti signori elementali. Sì, perché sostanzialmente possono cambiare sia. No, posso, nel cimitero posso cambiare attributo come voglio. E la carta più forte che hanno è il Palazzo dei Signori Elementali. Che rende il mazzo più viable, diciamo così, più fattibile. Maglione sciabola, l'anguilla, la puila mana, la tua mano usando l'effetto del segnale elementare, basso segnale elementare. Il problema di questa carta però è che una volta per turno puoi aggiungere un Element Sciabola alla tua decca, la tua mano, ma salta la battle phase del tuo prossimo turno. Quindi insomma, devi ponderare bene la cosa. Aggiungiamo lui, che è il boss monster, praticamente. Effetto della carta Element Sciabola, la puila mana, che è appena giunta la tua mano, effetto della vocazione speciale. Let's go. Questo qua ci permette di scartare appunto dal mazzo tramite la carta terreno. Ed evochiamo specialmente lui. Azione dell'attributo di Element Sciabola. Mandati al cimitero, la carta Element Sciabola attiva potenti effetti che proteggono i suoi mostri, proteggono te e i tuoi mostri quando viene evocata specialmente. Inoltre, il palazzo dei signori elementari è un effetto che aumenta l'attacco attivo dei tuoi mostri a seconda del numero di attributi versi nel cimitero. Al momento di due dei mostri, Element Sciabola acqua nel cimitero. Attiva l'effetto di Element Sciabola Nalu dal cimitero e cambia il suo attributo. Cambieremo un attributo. Quindi mettiamo qualsiasi cosa, oscurità. E così ha aumentato l'attacco, ad esempio. Evochiamo lui. Ora attacca il mostro del tuo avversario. Vabbè, questo qua è tutorial ultra semplificato senza neanche utilizzare una cosa potente, diciamo i signori elementali. Che comunque alcuni signori elementali hanno effetti pure forti. C'è uno che ti fa scartare due carte alla mano se non sbaglio. Però, insomma. Io non sciavola purtroppo. È una cosa oscurità che poi ci servirà per dopo. Facciamo
una partita con il deck in prestito degli Element Shovel. Però faremo anche col mio deck, che però voglio rivedere prima di riniziare a fare Ranked. Voglio un po' sistemarlo se possibile. Questo qua non l'ha detto più o meno, ma letteralmente a seconda dei due mostri che mandi dalla mano al cimitero attiva degli effetti. Se scarti un mostro terra o vento non puoi essere sotto in battaglia, un mostro acqua o fuoco non puoi essere sotto gli effetti delle carte, luce o oscurità il tuo avversario non può scegliere come avversario gli effetti delle carte. Quindi in questo caso, per dire, io ho un terra e ho un vento, potrei fare solamente una cosa. Però prendendone un altro, prendiamo, che ne so, che cosa aveva bisogno. Preferisco acqua o fuoco. Ok, prendiamo un fuoco per dire. Lui evochiamo specialmente lui. Mandiamo questa e questo. Così sono due gli effetti che ha. In questo momento, per appunto, il gioco te lo dice. Questo qua è l'effetto che non si vede perché appunto è oscurato. Questi due effetti non può essere sotto in battaglia, non può essere sotto gli effetti delle carte. Mandiamo qualcosa al cimitero, because why not? Sportiamo il mazzo almeno. Quindi, boh, mettiamo lui, tanto che ce ne frega. Al momento noi possiamo fare troppe cose. Mandiamo questo in attacco, because why not? E attacchiamo. Mettiamo buco trappola senza fine. Non ci interessa cambiare gli attributi nel cimitero perché adesso non ci abbiamo neanche la lancia terreno. Con grande difficoltà l'avversario non ha neanche carte in mano, quindi dai. Aggiungi un mostro in sciavolo, signore elementare, la tua decca alla tua mano. Attiviamo questo effetto, mandiamo questo al cimitero. E ci prendiamo. Allora, ce ne sono, eh. Allora, c'è questo per l'appunto, avendo esattamente 5 mostri acqua nel cimitero, scarta due carte a caso alla mano dell'avversario. Questo effetto è fortissimo. Ok. Poi c'è questo qua che fa. Quando questa carta viene casualmente, puoi scegliere come avversario un mostro contro l'altro avversario, distruggere, se lo fai, insieme ai giocatori subiscono danni all'attacco. Ok. Questo invece che fa? Non è nulla di che questo effetto. Cioè, ok, va bene però. Distruggi tutte le magie trappole contro l'altro avversario. Buono. Puoi distruggere tutti i mostri contro l'altro avversario. Beh, direi decisamente che è meglio di questo. A meno che non vuoi fare burn damage con quello. E poi questo qua è. Va bene. Aggiungi un mostro con attacco e fai la tua deck alla tua mano questo effetto. Boh, la cosa migliore in teoria sarebbe questo. Hanno tutti effetti uguali. Però questa qua sarebbe la cosa migliore. Perché ne ho una. Adesso io ho 1, 2, 3, ne ho 4. Io devo avere esattamente 5 mostri vento, quindi per ora mi attacco. Sono 4 i mostri, quindi direi che non si può fare. Esco. Bella, ciao. Ora lo manda al cimitero. Ah no? Ah, perché protegge. Applica i seguenti effetti nel sciabolo e il signore elementare che controlla assieme agli attributi. Sì. Adesso però potrei. No, non potrei neanche perché effettivamente non ne ho comunque. Ne ho sempre 4. Questi sono dei brick, non puoi direttamente farci niente. È proprio brutto. Però sì, anche loro non possono essere tutti in battaglia dalle effetti delle carte. Se c'è lui in campo. Easy. Facciamo anche la versione con il mio deck. Ovviamente tutto quello che faremo dopo, quelli che sono oltre i cancelli, poi li facciamo a parte.
Lui è di luce, potrei sfruttarlo forse. Vediamo. Vi devo ricordare che non devo assolutamente utilizzare questa carta per prima. Non posso però, un po' di meditazione. Ah, devono essere sul terreno i mostri. Giusto. Però questo richiede... Credo di poterlo fare. Esatto. Scarta una carta dalla tua mano. Esatto, glielo frego. Perfetto. Tiene il suo effetto e anche di Winda. No, Winda, Wendy. Wendy. Adotti, Wendy, Wendy, Wendy. Mettiamo lui. Al cimitero, che poi manderà un'altra carta al cimitero, che boh, è irrilevante di verità, però mandiamo questa così in caso la prendiamo se viene su questa carta. Poi posso, adesso che ho finito, posso attivare servitore di Nadir. Andiamo lui al cimitero e prendiamo. Poi lui lo posso evocare, esatto. Così gli faccio il culo a prescindere dall'avversario. Tanto è una battaglia contro un bot, è pure scarso, quindi non c'è molto da ragionare. Però prima lo finisco e meglio è. Finito. Nel suo effetto. Prendiamo lei. Poi mi farà prendere, facciamo Dog Mind Punishment. Tanto non sbagliare le combo contro i bot. Sì, infatti sto tentando di imparare, infatti non sto sbagliando per il momento le combo, però mi sembra. Oh, cross ship. Ma adesso devo pure scartare una carta. Posso scartare lui, no? Se questa carta viene mandata al cimitero, mi sentivo il suo effetto. E posso prendere Aluber. Dai. Prendiamo Aluber. Così prendiamo il teatro. A questo punto voglio fare un po' di roba. No, aspetta, non ci avrei più spazio poi. Effettivamente non ci avrei più spazio. Beh, la tengo così e basta. Perché vorrei utilizzare il drammaturgo. Facciamo qualcosa di più grosso, dai. Facciamo questo. Come utilizzo il drammaturgo come fusione, lo posso evocare specialmente. Facciamogli il culo. Giusto, quando attacca, quando distrugge un mostro in combattimento, ha questo effetto di burn che è buono. A posto. Prendiamo un'altra carta. E adesso finiamo con i segni elementali. Finiamo con la storia degli Element Sciabola. Avevo paura di assale stasera, proprio di fare anche un po' di ranked. Ora gli Element Sciabola proteggono i templi che i pellegrini non visitano più. Giorno dopo giorno controllano gli elementi che compongono il mondo.
assicurandosi che nessuno prenda il sopravvento sugli altri. Ipotizziamo che l'elemento fuoco diventi troppo predominante. In tal caso gli elementi sciabola crescerebbero il potere dell'elemento acqua, pioverebbe ovunque e la pioggia spegnerebbe le fiamme. Quando un elemento diventa incontrollabile, la forza dell'elemento opposto viene aumentata fino a ripristinare l'equilibrio. Hanno tutti la lore. A me piace questa cosa che hanno espanso la lore, la storia delle carte. Ci potrebbero anche fare proprio anime, potrebbero farci dei fumetti, qualcosa hanno fatto e stanno facendo. Insomma, è proprio roba bellina. Enshaban hanno ereditato solo una frazione dell'autorità dei signori elementali e non ne possiedono tutto il potere. Questo per non portarli a credere di essere dei dei. Sono proprio belli loro, lui mi piace molto ad esempio, sono proprio fighi. Possono però usare il loro potere per controllare, addestrare e fare del male. Gli Element Shabana non smettono mai di imparare. E abbiamo finito gli Element Saber. Finito. In parte finito, perché il cancello l'abbiamo fatto ad esempio. E sblocchiamo il pack delle cose elementari, non ci interessa, abbiamo già sbloccato l'altra volta. Non lo possiamo fare questo al momento. A dire la verità, noi potremmo tornare indietro con quello dei monarchi e farlo. Infatti compare adesso lo possiamo fare, però lo faremo la prossima volta.